campo che addormenta. Paolo Di Clemente! 8 maggio 1996. Ora vedremo. Paolo Di Clemente! Paolo Di Clemente, il napoletano che ci ha stupito e anche un po' impressionato per il KO con cui abbiamo visto sbarazzarsi l'avversario, mentre Lee Hasdell con primo un calcio e poi ancora un calcio e poi una serie di pugno e calcio si è sbarazzato dell'americano Scott Doves al primo round. Dicevo, la sorpresa sarà che loro avranno la semifinale mentre Mannhardt non la disputerà, in quanto a Beaudoin Sunday ha dato forfè. Ma vediamo in questo momento, scusate, il napoletano sollevare Lee Hasdell, sbatacchiarlo più volte a terra. È stata un'accelerazione che è piaciuta moltissimo al pubblico, che lo ha applaudito e in questo momento lo sta incitando nuovamente a terra, addirittura fuori dal ring. Continuano a combattere fuori dal ring. Vediamo inquadrato l'arbitro, il dottor Nardi, cercare di intervenire. Il nero coach di Liarde lo aiuta a rientrare, gli sistema la ginocchiera. È ben felice Di Clemente di aver scaraventato fuori Hasdell, che si bizzarrisce a tirare i low kicks. Replica Di Clemente, ben altra storia per Lee Hasdell, con maggiore facilità si era sbarazzato di Scott Doves. E a terra lì viene immediatamente bloccato da Di Clemente. Attenzione, l'azione gli ha dato già due punti, se lo blocca altri tre sono altri tre punti. È stato effettuato questo bloccaggio, bravissimo, vedete qua segno al suo angolo, l'ho messo giù, l'ho bloccato. Ripeto, un po' guascone, molto spavaldo, ma sicuramente molto simpatico questo napoletano, che incassa in questo momento una ginocchiata feroce ed è fuori dal ring, lo scaraventa fuori dal ring. Interviene Marco Gnecchi, il giudice dell'incontro, viene buttato fuori, ma lo avete visto, Lee Hasdell alza le braccia, impressionante questo combattimento. Non è successo niente, non dà segno di aver subito in alcun modo questo attacco durissimo. Nuovamente a terra Paolo Di Clemente, a questo punto è decisamente in vantaggio. Questo primo round lo sta sicuramente qualificando come uno degli atleti più difficili e duri del torneo. Guarda con atteggiamento, non si sa se di sfida o di altro, anche l'angolo di Lee Hasdell. Il coach gli dice qualcosa, parte un calcio girato ma viene afferrato nuovamente a terra. Grande il napoletano, che stasera ci sta facendo sognare un italiano in finale, lo mette a terra. Mi sembra di aver visto una testata, non vorrei aver visto male, ma sicuramente c'è stato qualcosa a terra. Approfittando del clinch di Clemente, un vero mestierante, guarda sempre l'angolo, incredibile, guarda sempre l'angolo dell'avversario. Abbiamo un'interruzione, forse preferita. Jacopo Nardi mi diceva I don't stop, quindi non ti fermo, mentre approfittano dall'angolo opposto i napoletani per dare un po' di sollievo all'arcata sopraccigliare di Clemente. Deve essere segnato, parte un bel destro. Liadel ha qualche problema in questo momento, eh? E termina, incredibile, proprio sul gong è partito un destraccio che ha messo a terra Di Clemente. Era fuori tempo massimo, era proprio sul gong, quindi vediamo in questo momento il replay. Impressionante la proiezione a terra, perfetta, mentre il pubblico lo acclamava. Vedete adesso un'altra proiezione, la tranquillità con cui, vedete, gli piomba a terra, gli piomba sul corpo, vedete, hop, lo prende la gamba e nuovamente via, giù per terra, mentre la tecnica perfetta di Clemente cerca addirittura di scuoterlo un po'. Sono cose che, devo dire, non avrei mai immaginato di poter vedere in un torneo a questo livello. Vedete, in questo momento una ginocchiata pazzesca, fortissima, ma Di Clemente non si ferma, al contrario, lo prende, lo scaraventa fuori dal ring. Impressionante la vitalità, la dinamica, l'energia di questo titano partenopeo, mentre va a terra, lo vedete? E i colpi di scena sono la regola in questo torneo, senza regole, scusatemi il gioco di parole, ma è forse l'unico elemento sicuro
di Octagon Challenge, un torneo che sicuramente farà storia nel mondo delle arti marziali. Un calcio, una ginocchiata e nuovamente sono fuori, volano entrambi, continuano a lottare, vanno sul pubblico. Neanche nei tornei giapponesi ho visto nulla di tanto spettacolare. Risalgono sul ring, tranquilli, non è successo niente. Mi immagino se succedesse a uno di noi essere proiettato da un ring che è sollevato da terra non poco, volare sul tavolo dei giudici, avere poi un atleta di 100 kg che ti cade addosso. Ecco, vedete, in questo momento è stato sicuramente una testata o qualcosa, o forse semplicemente è planato sul tavolo e si è aperto l'arcata sopraccigliare. Non è niente di grave, chi è del settore sa che queste sono cose che possono capitare. In realtà l'irrorazione sanguigna è particolare in quei punti, ma non è nulla di grave. Vedete la ginocchiata, impressionante. Sono partiti, mentre vedevamo il replay, è partita una ginocchiata fenomenale. Paolo Di Clemente è completamente fuori combattimento, lo vedete, impressionante la ripresa. Un pugno, poi un altro, un calcio alla testa. Di Clemente resiste, cerca di, vedete qui, butta fuori dal ring il britannico Lee Hasdell. Un fotografo salva stento la propria telecamera e prende, lo vedete, questa è la ginocchiata definitiva. Si accascia a terra, è completamente aperto, mentre vedete Ron Kocinski, questo un primo piano di Ron Kocinski, dice: è capitato anche a te, maledetto napoletano, perché la sorte del napoletano è stata preceduta da quella dell'israeliano, anche se diciamolo si è difeso molto meglio. Vince i Hals senza nulla togliere al valore di questo napoletano, reale stella del torneo, che si complimenta.